E Radio Radicale, siamo col Vice Ministro della Giustizia Francesco Paolo Sisto in questa informativa del Ministro Santanchè. Allora, l'impressione è che sia il Ministro Santanchè che anche il Presidente del Senato che è venuto a presiedere giustamente la seduta ne siano usciti molto, molto bene. Io sinceramente, insomma, un'informativa con quel titolo dell'ordine. Guardi, sinceramente la cosa che mi lascia più perplesso è proprio questo, cioè che un servizio giornalistico possa legittimare la presenza di un ministro in Senato davanti ai senatori per giustificare una richiesta di dimissioni. Cioè, trovo che ci sia assolutamente sproporzionato, non consentito, può essere anche un precedente abbastanza pericoloso, però ci può essere la corsa dei giornalisti a servizi pseudoscandalistici per provocare nel governo questo effetto, la necessità di giustificarsi. Quindi mi sembra tutto abbastanza paradossale, spero che sia un unicum nella storia del Senato e comunque dei rami del Parlamento. D'altronde la ministra Santanchè si è difesa troppo, ha rilasciato dichiarazioni assolutamente credibili, giustificando, ma sostanzialmente dicendo che non c'è ancora nulla, addirittura oggi un giornale ha pubblicato l'esistenza di un'informazione di garanzia. Che poi ha smentito il ministro in aula. Sì, ma ho smentito o non smentito, il nostro è un paese in cui vige la presunzione di non colpevolezza fino a sentenza definitiva, il 27 della Costituzione, quindi mi chiedo un'informazione di garanzia che è un atto unilaterale, neanche precettizio, che cosa possa cambiare. Cioè, il tema è che, insomma, troppo rumore per nulla, per dirla Come con Shakespeare. Shakespeare, oppure si dice una tempesta in un bicchiere In un bicchiere d'acqua, d'acqua. siamo lì, insomma, più o meno sono equivalenti le espressioni. Mi dispiace perché oggi il Parlamento ha scritto una pagina per me brutta dal punto di vista del metodo di conduzione dei lavori parlamentari. Questo dimostra però ancora una volta come oggi media la comunicazione giochi un ruolo determinante nella vita istituzionale del Paese. E qualche volta diciamo, si dà alla comunicazione un ruolo diciamo, di essere non di mera occasione di notizie, cioè un ruolo più esistenziale, un ruolo fondamentale che è dal punto di vista dell'articolo 21, chi lo nega, il diritto di informare, ma una cosa è informare, altra cosa è costringere qualcuno a venire in Parlamento a giustificarsi in ordine a un servizio televisivo. Mi sembra che diciamo, sono due cose molto, molto diverse. Vuole dire qualcosa anche sugli interventi delle opposizioni che in alcuni casi mi sono sembrati un po' fotocopia. E poi devo dire che non ho trovato diciamo, quella spinta giustizialista dei pentastellati che abbiamo visto in passato. Senta, la mia percezione è stata, come posso dire, condizionata dal punto di partenza sbagliato che ho riferito prima. Io credo che le opposizioni ci vogliano, che è giusto che facciano i loro interventi. Temo molto la bonaccia, mi piace molto il maestrale in democrazia, in cui le decisioni vengono assunte sulla scorta anche di pareri diversi. Mi sembra comunque che le opposizioni non abbiano dato alcun contributo utile a cambiare quello che è il mio personale giudizio di metodo e di merito. Bene, la ringrazio come sempre, grazie a Francesco, il Vice Ministro della Giustizia, Francesco Paolo Sisto. Arrivederci.